Ma il mio intervento di oggi è sulla Digital Home Care e quindi su tutte le possibilità che ci sono di assistenza medica, e assistenza infermieristica e assistenza riabilitativa. Quindi fondamentalmente si parlerà di telemedicina in tutte le sue declinazioni, teleconsulto, la teleassistenza, la telereabilitazione, il telemonitoraggio. In particolare credo che sia importante per la nostra regione, che ha una percentuale molto alta di popolazione anziana, la più alta in Italia, questo tema, perché, come diceva l'assessore nell'introduzione di questo convegno, dobbiamo cercare di far accedere le persone con patologie croniche e non autosufficienti agli ospedali il meno possibile, cioè quando ne hanno veramente bisogno, e tutto il resto provare a farlo a casa, sia con un'assistenza diretta sia attraverso questi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.